Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo, allo stadio Mariani Pavone. Pineto e Cinzia Albalonga viene rinviata. Andrea Mazzer di Conegliano, sia per l'infortunio di Giovanni Ciannarella di Napoli, per la tenuta del manto verde dello stadio Adriatico, non fa disputare il match tra le due formazioni con il fischietto veneto che ha interrotto la contesa al 39esimo. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Il match incomincia subito con un episodio da moviola. Minicleri penetra in area e chiede un fallo di mano per il braccio largo di Petti. Mazzer di Conegliano lascia correre tra le vibranti proteste locali. I biancazzurri vogliono il vantaggio. Maio si destreggia e arma il destro in area. Santilli disinnesca in due tempi. Le due squadre si studiano, ma soprattutto cercano di adattarsi al terreno di gioco reso viscido dalla pesante pioggia. Alla mezz'ora nuovamente gli adriatici. Milani crossa, il pallone carambola a Maio che da ottima posizione calcia sul fondo. Dalla parte opposta Borrelli pennella sul tapin di Redondi e monumentale Mercorelli a salvare sulla linea negando il vantaggio ospite. Al 39esimo piove sul bagnato per le due squadre. Giovanni Ciannarella di Napoli si infortunia e non riesce a riprendere il match. Il direttore di gara Andrea Mazzer di Conegliano inizia a valutare se proseguire o meno il match, ma successivamente con ripetute operazioni per saggiare la tenuta del manto verde del Mariani Pavone sospende la contesa.